Spazio ha una voce che non ha assolutamente bisogno di presentazioni. Flavio Tranquillo, i nostri microfoni in diretta su ETV. Intanto grazie di essere qua, benvenuto Flavio. Grazie a voi. Allora, una cosa che ho detto allo sfinimento questa sera è una partita di vecchie glorie, ma non solo. C'è un affetto grande, non è una parata. Beh, intanto basta vedere quanta gente sia venuta per capire che ci deve essere qualcosa in termini appunto di affetto. E poi onestamente vedere giocare questi giocatori anche naturalmente al rallentatore come adesso, o per molti molto al rallentatore, dà qualcosa in termini non puramente cestistici, dà qualcosa in termini più ampi. A proposito della vibrazione dei sentimenti e della memoria, viene consegnata la maglia numero 1 ad Alfredo Cazzola, che abbiamo avuto poco fa qui ai nostri microfoni. Chiaramente con lui e con Dorigo si è parlato anche di gestione, di una gestione che non c'è stata, che non c'è più, che c'è stata. Ci può ancora essere una gestione di questo genere nel basket italiano? Ma quello che in questo momento non ci può essere realisticamente nel basket italiano è la possibilità di fare quello che fece per esempio Cazzola quando richiamò Danilovic, fare un investimento che all'epoca era, credo, per quello che si è saputo, di 2 milioni di dollari, che era una cifra notevolissima, che peraltro la Kinder di quell'epoca poteva sopportare per lo sforzo dello sponsor, per il tipo di pubblico, di quantità e di fedeltà che aveva, eccetera eccetera. Oggi il basket italiano non può esprimere un investimento o un investitore di quel livello. Potrebbe esprimere i contenuti della gestione al di là dei giocatori, con dei giocatori che chiaramente non saranno Danilovic, non saranno Rigodò, saranno di un livello o di due livelli più bassi, ma i contenuti della gestione sì, quelli li potresti duplicare, potresti, aspettiamo. Bisogna essere capaci, dico delle ovvietà, però a proposito di Saša Danilović, quest'anno lui è andato alla Final Four, e che Final Four ha fatto lui e il suo Partizan? Non certo con dei giocatori da 2 milioni di dollari a testa. No, non da 2 milioni di dollari, non c'era Danilović, non c'era Georgievic, non c'era Paspal, Divac, Rebrac, eccetera eccetera. Avevano dei giocatori che facevano parte di un gruppo, che erano a una tappa terminale di un progetto portato avanti per motivi molto chiari, molto solidi, ovvero sia far crescere i giocatori, perdere programmaticamente i migliori per avere soldi da reinvestire e cercarne degli altri, eccetera eccetera. Non è un caso, direi, che il Partizan è sostanzialmente una delle ultime grandi fabbriche di giocatori di tutto il continente. Si parla di passato, questa sera facciamo un flash sul presente. Via Eze, via McIntyre, si parla di Sato per Kaukenas, anche se mi sembra una follia, per quel che può valere. Siena è finita? No, Siena è finita, no, assolutamente. Primo perché battere i campioni in carica è sempre una cosa molto delicata e avviene solo e solamente quando ci sei riuscito. È chiaro che McIntyre in senso tecnico e soprattutto mentale, e Eze in senso tattico per quello che dà nella metà campo difensiva, sono due giocatori che secondo me non puoi sostituire, o di sicuro quelli che arrivano possono essere anche teoricamente più freschi di McIntyre e più completi o più forti in attacco di Eze, ma non ti possono dare dentro il sistema lo stesso impatto e lo stesso tipo di rendimento. Però da qui a Siena finita ci passa A, di vedere chi arriva al loro posto e come si integra nel sistema, e soprattutto B, che qualcuno scenda in campo contro Siena con l'idea di poterla e volerla battere, cosa che perlomeno nelle ultime due stagioni sicuramente non è accaduta. Patron di Milano ha detto: per fare una squadra come Siena bisogna anche avere un budget del genere. Ma come, proprio lui? Beh, questo io non conosco il budget di Milano, non conosco il budget di Siena. Credo che il discorso di Milano fosse, come dire, più ampio, ma deve farlo Milano, non lo devono fare gli altri. Il problema chiaramente non è il budget di per sé stesso, così come se tu hai un budget da 4 difficilmente batti quelli da 17. Però se il problema fosse solamente il budget, naturalmente non ci sarebbe il Partizan alla Final Four, non ci sarebbero gli Spurs campioni NBA con il 22esimo, 23esimo payroll della Lega, eccetera eccetera eccetera. Un ritorno al passato e poi ti libero. Tu ricordi bene ovviamente quella Kinder del 98, quella Kinder che aveva Gusbinelli come capitano, una fotografia da Barcellona e una fotografia dalla finale Scudetto di quell'anno.
Beh, ovviamente ho più niti da quella di Barcellona perché ho avuto la fortuna e il privilegio di fare la telecronaca in diretta, allora era Telepiù Bianco il canale di quella partita. Penso che valga la pena di fare una fotografia su Binelli, visto che questa è la serata di Binelli. Io ho sempre avuto un amore del tutto platonico, del tutto cestistico per Binelli, però ho sempre trovato, come tanti altri, non particolarmente in maniera originale, che, come dire, gli mancasse qualcosa in termini di punch, di impatto, cioè credo che sia sempre rimasto un filo sotto rispetto a quello che i suoi mezzi sconfinati gli avrebbero permesso in teoria. Ecco, nei minuti che ha giocato a Barcellona, non mi ricordo lo scout adesso a memoria, ma credo che, non so, abbia fatto un punto e un rimbalzo in 10 minuti, una cosa del genere. Secondo me quei 10 minuti sono stati 10 minuti più intensi che io abbia mai visto da parte di un giocatore, soprattutto da parte di un giocatore che ha sempre avuto dei problemi a condizionarsi all'intensità. E quella è la fotografia che secondo me vale la pena di ricordare. Una cosa invece te la ricordo io, quando all'allora Pala Malaguti, Sascha Danilovic aveva appena messo il famoso cosiddetto tiro da 4, sull'azione seguente ci fu un rimbalzo di Binelli che però a rimbalzo verosimilmente commise un fallo che non fu fischiato, e mi ricordo di aver visto te sullo sfondo che ti sei messo le mani nei capelli, è vero? Cavolo, bravissimo, è esattamente vero. Ma ci sono due episodi che secondo me sfuggono perché sono stati tutti travolti dall'azione da 4 punti di Sascha. Sono due episodi di quella partita. Il primo è David Rivers che va via sulla fascia, Messina che dice fallo, fallo, fallo. La difesa non fa tempo a fare fallo e Rivers perde la palla completamente da solo. Dopodiché si va di là e, come correttamente hai ricordato tu, c'è un tiro sbagliato e Binelli fa, a tempo sostanzialmente scaduto, un fallo macroscopico su Gregor Fucsca a 27 metri dal canestro, senza che Fucsca avesse la benché minima possibilità di tentare un tiro, meno che mai di realizzare un tiro. Però se l'arbitro avesse applicato letteralmente il regolamento, avesse fischiato, ecco, magari questa serata sarebbe un po' diversa. Forse parleremo di qualcos'altro. Invece abbiamo parlato di questo, l'abbiamo fatto con Flavio Tranquillo, che ringrazio tantissimo per essere stato con noi in questa serata che mischia presente, che mischia passato e anche futuro, con il piccolo Thomas Noah che ha la palla in questo momento, su di lui proprio Gus Binelli a difendere, ma lui va dentro, sotto mano, canestro, che problema c'è? È il figlio di Gus Binelli, canestro.